piglia un fiorentino qualunque, un qualcheduno, che tu lo trovi uno, mia io per forza. Allora pigli il fiorentino e mettilo all'estero. All'estero tipo Montelupo, per Montelupo provincia di Empoli o di Firenze? Cioè Empoli? Montelupo? Non lo so, comunque per me dopo la Ginestra è bell'estero. Bene, te piglia sto fiorentino e mettilo a Montelupo e prova a chiedergli: qual è la cosa che più ti manca di casa tua? La cupola! No. Il Davide di Michelangelo! No. Emanuele che fa le consegne sul Ponte Vecchio? No. La nonna? No. Via giù, allora un lo so. Come un lo so, un lo so? Il pane ci manca a noi, il pane, lascia fare parenti, nonne, Davide di Michelangelo, Vari, Piazzale Michelangelo, lascia fare. Il pane nostro è lo vero, aspetta un attimo. Questo pane qui, questo, con la mollica soffice, la rosta un po' dorata croccante, lievitato un anno e mezzo, farina 00, fatto con la biga rigorosamente. Dice si biga l'impasto madre, se così si può dire, perché io volevo fare il fornaio. Ci credi? Io volevo fare il fornaio davvero, ero pronto, ero lì praticamente. Ovviamente non ero vestito così. Ero vestito così, mi presentavo così a lavorare, con il cappellino, con la maglietta di Deotto, prodotti alimentari che puzza ancora, non sa come mai puzza ancora d'aglio. Perché volevo cambiare il mondo della panificazione, volevo cambiare il calcio come il Barcellona di Guardiola e il Milan di Sacchi. Cioè, volevo proprio cambiare le cose. Sono durato tre giorni sono andato, sì. Poi mi prese mal di schiena, un dormio, e allora dissi no, basta, non devo più lavorare io. Ma torniamo a noi altri, il nostro pane meraviglioso. Qual è la caratteristica più importante del nostro pane? Il fatto di essere senza sale. Pane scialbo. Sai, pane scialbo, lei mio. E come mai ci sai il pane senza sale? In tanti ti racconteranno la favoletta dei salumi salati, no? Dice, voi avete salumi salati arrabbiati, se fate anche il pane con il sale è finita, si beve un mese. Non è mia vero nulla. Io non è mia vero, te la racconto io la verità assoluta. Cavallo, grande! Grande! C'erano una volta i pisani. Pisani, questo popolo meraviglioso, che c'avevano il porto. Gli arrivava il sale, navi di sale, carovane di sale, e poi lo distribuivano a tutte le varie popolazioni. Un giorno si sveglia la mattina e dice, aspetta un attimo, ci stanno su coglioni i fiorentini, alziamogli il prezzo di sale a bestia, così voglio vedere che fanno. Un'inflazione mai vista, i fiorentini a quel punto dissero, che si fa ora senza sale noi? Non li si può comprare a quelle cifre, non gli si dà soddisfazione e si fa il pane senza sale. Allora, anteso come le andava la questione di pane? Oh, anche perché tanti piatti della nostra cucina tipica non sarebbero possibili con il pane salato. Per esempio, la pappa e il pomodoro. La panzanella. Come è venuto l'orzaiolo? Accidenti alle colonne che reggano il mondo della terra. Madonna, ora tocca andare. La mia nonna lo sapeva fare quello, l'incisione acustica. Dai, levalo, dai. Anche io. Ma cos'è? Che moneta? Ma con 50 centesimi? Con 2 euro si leva l'orzaiolo, mi ha 50 centesimi. Dai, va via, ben via, dai, ma lei. Perché dice?